Devi andare verso sopra. Thank you.
Bello, 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 mi piaceva l'abbraccio, 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 vai, vai. Thank you.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Con grande gioia viviamo questa Eucaristia in questa domenica dell'Ascensione del nostro Signore Gesù Cristo. Tanti motivi di gioia portiamo qui sull'altare. Innanzitutto ringrazio la parte Teleconfraternite della nostra unità pastorale, ringrazio tutti voi qui presenti, l'amministrazione comunale e Natale che condivide con noi questo momento. Celebriamo questo tempo di festa in un ulteriore momento di festa, l'ascensione del nostro Signore Gesù. Gesù ci indica una strada, quella verso il cielo, verso le cose alte, le cose belle. Allora all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono al Signore per tutte le volte in cui ci siamo accontentati delle basse quote. Piuttosto che mirare in alto, abbiamo preferito camminare in basso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna. Amen. E insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. E fate discepoli. 12 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. La parola del Vangelo. In questa solennità dell'Ascensione ci viene restituita questa
questo brano di Vangelo bellissimo di Matteo, che fotografa i discepoli un attimo prima che Gesù salga al cielo, ascenda al cielo a sedere alla destra del Padre. Che cosa accade poco prima che Gesù sale al Padre? Invia i discepoli, li invia in missione. Andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo, insegnate tutto quello che io vi ho comandato. Gesù invia i discepoli, perché a Gesù sta a cuore la terra, a Gesù sta a cuore la gente, sta a cuore il popolo che ha bisogno di essere raggiunto da una parola di speranza, di gioia, di salvezza. Allora Gesù, prima di congedarsi, affida questo compito ai discepoli. Gesù, prima di congedarsi, potremmo dire che affida questo compito a noi. Mi piace sempre pensare che la festa dell'Ascensione è la festa della responsabilità, è la festa in cui ciascuno di noi si prende la responsabilità di prendersi cura degli altri, si prende la responsabilità di annunciare il Vangelo a tutti, di portare Gesù dovunque, dove Gesù manca. Che bello oggi ricevere questo messaggio forte. Ciascuno di noi può fare tanto. E Gesù ci affida questo compito perché si fida di noi. E questo è il secondo messaggio bello che riceviamo oggi. Gesù a chi invia nel mondo? Invia i discepoli, e quei discepoli erano stati rinnegatori, traditori, dubbiosi, avevano lasciato Gesù solo. Di certo Gesù affida questo compito non a persone molto affidabili, eppure si fida di loro. Si fida che ciascuno di quei discepoli possa andare nel mondo a portare un po' di gioia, a portare un po' di pace, a portare un po' d'amore. È quello che potremmo fare ciascuno di noi, carissimi. E oggi accanto a me vedete la statua di San Filippo Neri. San Filippo è stato un grande santo proprio per questo, perché si è preso cura dei piccoli, ha preso sul serio questa pagina del Vangelo. È vero che è andato nelle periferie ad annunciare a Gesù tutti, a prendersi cura, a occuparsi dei piccoli, dei bisognosi. E tu che cosa puoi fare? È bello a volte nascondersi dietro l'alibi: io non sono in grado, io non posso farlo, io ho già troppo, io già devo dedicarmi a questo. Alibi su alibi. Ciascuno di noi può essere una piccola goccia che può dare frutti bellissimi di speranza, di gioia e d'amore. San Filippo ci insegna questo. Ciascuno con le proprie doti, una dote che hai, puoi farla fruttificare e dare frutti bellissimi di santità. È bello sapere, noi celebriamo questi 450 anni della fondazione della nostra arciconfraternita. La nostra arciconfraternita dei pellegrini e dei convalescenti nasce per questo, per prendersi cura degli affaticati, dei bisognosi, degli ammalati che non potevano permettersi le cure del tempo. E tu cosa puoi fare? E noi che cosa possiamo fare? Allora la premura di Gesù prima di andarsene, prima di salire di nuovo al Padre, è quella di trovare qualcuno che si occupi dei piccoli. È quella di trovare noi, affinché possiamo prenderci cura degli altri. Allora buon cammino a tutti, ciascuno porti con noi questo messaggio oggi, e lo porteremo anche in questa processione che ci apprestiamo a vivere tra qualche istante. Ciascuno di noi si interroghi come ciascuno può prendersi cura degli altri, nella nostra piccolezza, nei nostri limiti, nel nostro essere rinnegatori, infedeli, deboli. Nonostante questo, Gesù si fida di te, sa che tu puoi fare tanto per i più piccoli, per la sua gente. Buon cammino a tutti.
fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli, oh Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Con il tuo Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, o sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gli obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Dio il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Il desiderio del cielo, dove è innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Allora riceviamo la benedizione alla fine di questa celebrazione eucaristica, che coincide anche con l'inizio del nostro cammino. Ricordiamoci di portare con noi questo desiderio e soprattutto questo desiderio di capire come posso
prendermi cura del più piccolo, come ci ha insegnato San Filippo Neri, come ci hanno insegnato tutti i santi, ma soprattutto come ci dice Gesù, che ci invia nel mondo a portare gioia e speranza. Il Signore sia con voi. Rispondiamo amen ad ogni invocazione. Nel giorno in cui il Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. E Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. E voi, Cristo, assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. È la benedizione di Dio Onnipotente, che Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Mi ha colpito sempre nei 7-8 anni che sono stato qua, come sono stato eletto dal popolo. Mamma mia, a Tasael siamo a posti, è fermo. Però nonostante tutto ciò che ti vogliono bene qua, questo è importante. Poi preghiamo che il Signore mette buono in capo pure i vescovi nostri, se non è male. Allora, mi sono stato anche colpito da questa storia, per cui poi qualcosa mi è rimasto nel cuore, perché ne avevo molto bisogno, ne ho bisogno sempre, penso che anche voi ne avete bisogno. Bisogna lasciarsi ferire il cuore. Perché lo dico? Perché quando andiamo da Simarlo, ad aprire, avere il corpo di Filippo Neri, anziano, defunto, il suo cuore era trafitto. Da che cosa era trafitto? Non dalla malattia. Il grande amore di Dio, il nostro carissimo Antonio a Betelle, ma il fondamento è quello. Se Filippo era il santo della gioia e dell'umiltà, che gli dico anche di essere cardinale, ma figurati, se me lo dicevano a me mi faceva subito cardinale, chiaro, no? Ma rifiutò e lo chiamavano tutti il buon Pippo a Roma allora. Lui è stato un grande uomo perché ha servito la Chiesa in un momento di crisi, però dentro aveva qualcosa di unico. Vedo pure tanti ragazzi, giovani, signore, giovinette, come lo possiamo chiamare, signorine. Ecco, lasciarci da Dio. Voi ci siamo innamorati tutti di qualcuno. Ci domandiamo, San Filippo se lo chiede, no? È di me, è di Gesù. Che vuoi fare? Vuol dire solo ci credi che esiste qualcosa? Vi auguro di no.
Grazie.